Fai ancora te da guida, Lori? Luca! Bella Lori, sei carico? Buongiorno, carichissimo. E qua invece siamo con il nostro grandissimo chiodo Austo. Andiamo? Chi è che fa da guida? Vado io, ho capito. Com'è quella macchinetta? Va bene. Sai quando è che scoprirai com'è questa macchinetta? Quando vedrai questo video. Vabbè dai, è stato anche abbastanza veloce. Eccoci, è venuto a prenderci il nostro Gianluca, super mega carico. Carichissimo. Per l'evento. Ciao. Ciao, piacerissimo. Gianluca. Ciao, ciao ragazzi. Ciao, piacere Marco. Ciao, tanto dopo i nomi li richiedo di nuovo. Vabbè, il mio non puoi dimenticarlo, dai. Vengo, che stato un bel viaggio, sì. Ma sì, dai, loro due sono carichissimi. E lui di più. Ma anche perché lui, sto qua, è entrato da poco nel mondo Abarth, quindi lo sto scarrozzando un po' ovunque. Vabbè ragazzi, adesso vi spiego, non vi ho spiegato quasi niente. Oggi sono qua a Vicenza con l'Abarth Club, delegazione Vicenza, l'Abarth Club Padova, che mi hanno invitato anche a me Austo e il nostro grandissimo Lorenzo, per partecipare a uno dei loro raduni che hanno organizzato oggi. Una cosa molto figa, perché mi hanno detto che andremo a fare una bellissima strada dove fanno generalmente i rally, quindi sono molto curioso. La strada è stata abbastanza tranquilla, non ho trovato quasi nessuno, il tempo un po' leggermente incerto, però vabbè, in qualche modo l'importante è divertirsi in compagnia. Ovviamente, qual è la cosa che si fa di più con un Abarth? È andare a far benzina. Oh, solo 100 tani, se no mi offendo. Oh raga, ma quanto cavolo costa adesso 180? Ragazzi, siamo arrivati. Queste qua sono tutte le loro abartine. Guardate che belle. Qualche grande punto che c'è parcheggiata là. Guardate qua che belle. È la cosa più bella, ragazzi, ogni volta quando vengo a questi raduni, è poter vedere la personalizzazione che c'è in ogni auto, in ogni Abarth. Certo, ovviamente ce ne sono tante che sono molto simili, però la cosa bella è che ogni proprietario comunque ci mette del suo, che possa essere un banalissimo adesivo, che possa essere comunque un colore diverso, un colore di cerchi diverso. Ad esempio questo ragazzo qua è andato a mettere dei cerchi originali della grande punto, però l'ha voluto riverniciare. La cosa bella, ragazzi, vi ripeto, è che la possibilità di avere sempre un'auto diversa con la propria personalità. Che bello, ragazzi, questo qua è l'adesivo della giornata e vado subito a metterlo, sicuramente lo metterò qua. Guardate che bello. E ragazzi, adesso abbiamo fatto colazione, al piccolo ritrovo abbiamo fatto e sono qua con i due grandissimi della Barca Vicenza che ci racconteranno dove andremo adesso. Allora, adesso intanto partiremo da Santo Mio Malio e andremo un po' a ripercorrere i percorsi del Rally Campagnolo. Ok. Comunque, sì, sono strade proprio famose del nostro territorio e ci divertiremo a fare un po' di curve, ecco. Non sarà lunghissimo come percorso, però intenso sicuramente, ecco. Bene, non resta altro, ragazzi, che andare a farla questa stradina, perché sono veramente curioso. Quando mi hanno chiamato mi hanno detto: guarda, andiamo a fare queste stradine qua. Gli ho detto: no ragazzi, io sono curiosissimo, ho annullato qualsiasi altro evento, sono venuto qua da loro perché secondo me era un grandissimo evento questo qua. Ma siete carichi? Carichissimi. Avete fatto colazione? Buonissimo. Vi hanno trattato bene, se no lo dico, Mattia. Certo. Ovviamente qua abbiamo una bartina che ovviamente è tutta stock. Poi siamo curiosi di vedere come gira. Adesso fra poco partiamo. Ricordo, tanto siamo su una statale, strade, nuse chiuse, quindi con calma. Stare attenti per strada, perché Cartini. Strade, specialmente quelle strette, ultimamente col brutto tempo della settimana, che c'è un po' di sabbia, sassi, però è ganetà, quindi si può andare su tranquilli. Attenzione alle curve, che c'è strettissime, tante. Ecco, se c'è problemi, basta che accostè, che c'è sempre staff che segue. Niente, buon divertimento. Bene ragazzi, si parte, sono qua tutti carichissimi. Vabbè, io sono il primo super mega carico e sono curioso di andare a vedere le stradine che andiamo a fare adesso. Qualche ripresa la faccio, ovviamente non vi farò vedere tutto, però sono proprio curioso, ragazzi. We'll be right back.
è piaciuto Lori? Ma sì, dai. Ti sei divertito? Caldo. Adesso sei pronto a mangiare. Figa. Poi dopo va di meno la macchina perché... Bisogna andare forte e ingrassare allo stesso tempo. Adesso mi hanno detto che facciamo ancora 10 minuti, facciamo una strada abbastanza figa, quella che fanno il rally, sono curioso di vederla. Poi vabbè, qua si vede che sono comunque tutti molto molto affiatati, sono tutti molto amici e questa è la cosa più bella da vedere. Ok. Si va a mangiare, ragazzi. Dopo una bella scannata si va a mangiare. Sei pronto? Finalmente. Finalmente. E qua abbiamo il chiodo Lori. Ti sei divertito? Hai fatto qualche traverso? Sì. Era sicuro che lo facevi? Sì. Infatti non so le cose. Questo però a me piace un botto, il contrasto. Sì, oro. Poi col lucido ancora. No, è vero, sta molto bene. Ehi Lori, sempre in ritardo fa le cose. Dai, dai Lori. Chiudi sto chiodo. Bene ragazzi, adesso siamo qua al ristorante, non vediamo l'ora di mangiare perché c'è una fame assurda. Poi vabbè, poi sono curioso di assaggiare anche i piatti tipici che ti porteranno. E c'è il nostro grande Austo che non vedo l'ora di mangiare. È un chiodo, voleva andare forte ma è un chiodo, quello è il problema. Bisogna prima mangiare per andare forte. Bisogna avere energia perché altrimenti non si guida. Ovviamente guardate che tavolata, siamo qua col grande Mattia e ti chiamano, eh. Ti chiamano. Vuoi raccontare qualcosa del giro? Sei contento? Molto del giro sicuramente. Ovviamente è normale la timidezza, le prime volte è sempre uguale. ma sai quante volte mi metto ancora da solo come un pirro in montagna, mi autoriprendo, cioè al lavoro quando sono tranquillo c'è nessuno, giro lì, provo a ripetere, però per forza. Brindisi. Ovviamente questo è un alcolico, sennò come fai a guidare? Non si può. Guardate che portate che stanno arrivando. Dopo gli shot, tu hai provato di tutto ormai? Ormai sono già... Grazie mille, scusami. Sono già rodato. Oh, qua mi hanno detto che ci sono i risotto ai porcini e le crespelle con un contenuto che non mi ricordo, però sarà buono. Austo, ti piacciono? Buone. Ti piacciono talmente tanto che fa anche il bis. Ma sì, dai, un altro bis. Qua non si dice di no al cibo. Non si dice di no alla benzina e al cibo. Vabbè, a dire di no alla benzina e al portafoglio dopo un po'. Uè, sta arrivando al secondo, Sempre pronti. Sempre pronti. Però veramente guardate che figata, carichissimi. Cos'è che c'è? Cos'è che è questo? Polentina, salsiccia. Ok. E resto di colato perché non me lo ricordo. Ah, sembra bello, è molto invitante. Questa ragazzi è la vera 108 anni, Mentre arriva il dolce c'è Austo che continua a guardare le fighe. Guarda che fa male. Poi non riesci più a guidare. È emozionato, ne ha viste troppe, è rimasto basito. Vabbè, a parte gli scherzi, è arrivato il dolce, guardate che spettacolo. Qua, ragazzi, si abbonda, guardate che sfigata. Sulla pista, che vedi queste cose. Pensate, dare un piccolo ringraziamento, più piaciaro a parte Chan, Justin, grazie, e all'Albergo Padova che è sempre con noi, è sempre
a ogni raduno, allora come pensate fare? Schiede. Wow, che bello! Un cucino in legno, lavorato a mano. Bellissimo. Alessandro. Grazie. 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 Bellissimo. Guardate che bello, ragazzi. Bellissimo. Non me l'aspettavo. No, grazie. Guardate che bello. C'è lo zoom di merda, queste cose. Guardate che figata, ragazzi. Questo qua è il dono che mi hanno dato per questa giornata. C'è qua il portachiavi, ovviamente personalizzato perché è Vicenza. E guardate che bello, questa statuetta in legno che viene realizzata da questo ragazzo. Mamma mia, ragazzi, sono emozionatissimo. Guardate che bello. E ora te fai apposta, no? Comunque, ragazzi, adesso è finita la giornata, ma voglio ringraziare tutti i ragazzi del Labracab dell'Esercizione Vicenza, che è stata una giornata veramente bella. Vi ringrazio assolutamente anche per il regalino che mi hanno fatto, era inaspettato e è stato veramente figo. Spero che questi video dove vi racconto il mondo Abarth sotto il punto di vista degli appassionati, sotto il punto di vista dei club, vi piacciono, perché questo è il mondo, diciamo, che mi ha fatto innamorare delle Abarth. Perché è vero, la macchina in sé è molto bella, è molto particolare, ha fascino, è una macchina che ha carattere nonostante tutti i difetti, però secondo me il vero mondo Abarth non è quello delle preparazioni, è quello dei club, dove comunque incontri l'appassionato che ha la macchina stock, incontri l'appassionato che ha la macchina elaborata, incontri l'appassionato che magari non ha neanche l'Abarth, però gli fa piacere essere, diciamo, in compagnia con tutte le persone e scambiarsi idee, scambiarsi paragoni, scambiarsi, diciamo, anche tutti i vari consigli per migliorare la propria Abarth, per migliorare la nostra esperienza di guida. Volevo ringraziarvi per aver visto ancora anche questo video, spero che vi piacciono, come vi ripeto. Fatemi sapere nei commenti, lasciate un bel like, fatemi sapere magari nei commenti se siete iscritti a qualche club, fatemi sapere, magari si può organizzare anche un giro con voi, ragazzi.